Cari Guitarnauti, ciao e bentornati qui sul nostro canale di YouTube. Qui è Claudio che parla. Allora, oggi siamo qui per una lezione decisamente al di fuori della norma, perché ci occuperemo di benessere delle nostre mani. Già in un altro video ci siamo occupati di benessere e chitarra in generale, in quel video in cui abbiamo collaborato con Ombretta di Arte per Te, che tra l'altro saluto, ciao Ombretta, vedo sempre i tuoi video. Ecco, in quel video ci eravamo occupati appunto di benessere e chitarra in generale, come per esempio sincronizzare la respirazione con i nostri esercizi. Oggi ci occuperemo di benessere delle mani, ovvero di riscaldamento e stretching, cioè mettere i presupposti affinché le nostre mani non vengano danneggiate dalle lunghe sessioni di esercizio che talvolta siamo costretti, anzi, che sempre dovremmo, diciamo, costringerci a fare. Io ti consiglierò sostanzialmente quattro fasi in cui organizzare il tuo approccio alla seduta di esercizio, cioè la fase del risveglio delle mani, la fase del leggero riscaldamento, la fase dello stretching vero e proprio e poi la fase dell'esercizio. In questo video ci occuperemo delle prime tre fasi, nel senso che in moltissimi altri video ci siamo occupati di esercizio, ok? Quindi qui stiamo parlando di quelle fasi che precedono, quei minuti che precedono la fase di esercizio, ma che sono fondamentali per riscaldare le nostre mani, per risvegliarle e per nelle condizioni appunto di non crearci problemi ad esempio di tendiniti o di rigidità muscolari. Quindi iniziamo a vedere queste tre fasi che ci riguardano oggi, partendo appunto da come risvegliare le nostre mani. Ecco, perché parliamo di risveglio delle mani? Perché a meno che noi non si faccia un lavoro, un'attività particolare in cui appunto bisogna articolare con le mani, quindi le nostre mani sono già calde, sono già pronte, in un momento X della nostra giornata le nostre mani si troveranno ad essere addormentate o comunque non calde, ok? Un po' come quando si pratica uno sport e chiaramente ci si mette in moto con una fase di riscaldamento. Allora le nostre mani vanno un pochino risvegliate. Quindi vediamo adesso alcuni esercizi per risvegliare le nostre mani, specie per esempio la mattina quando ci alziamo dal letto, le mani sono particolarmente addormentate. Magari avrai provato questa sensazione così, un pochino di intorbidimento delle mani, e specie nelle stagioni più fredde d'inverno, spesso ci troviamo con le mani quasi irrigidite dal freddo. Ok, quindi qui è ancora più importante dare questo momento di risveglio alle nostre mani. Allora, una prima cosa che puoi fare è scaldare le mani semplicemente strofinandole, per esempio così. Ok, quindi una prima fase di riscaldamento proprio nel senso letterale del termine è questa: strofiniamo le nostre mani. Io ovviamente sto leggendo perché chiaramente non mi ricordo tutto quello che devo dire nella giusta sequenza. Dopodiché, quello che ti consiglio di fare è di sciogliere le mani scuotendole in questo modo. Quindi noi abbiamo bisogno adesso che il nostro sangue affluisca anche alle zone periferiche delle mani, ok? Quindi movimenti di questo tipo, ok? Sciogliere le mani in questo modo, nei più svariati modi, nelle più svariate direzioni, ci permette appunto di procedere in questo modo, ok? Una volta che abbiamo fatto questo lavoro di scioglimento delle mani, procederemo a sgranchirle aprendole e chiudendole in questo modo più volte, ok? Un po' come faresti se dovessi sgranchirti le gambe dopo che sei stato seduto magari per tante ore, ok? Quindi sgranchiamo le mani aprendo e chiudendo. Questa è solo una fase di risveglio, quindi evitiamo movimenti particolarmente energici. Poi in maniera molto rilassata apriamo e chiudiamo le dita delle mani, ok? E anche magari mettiamo in movimento i polsi, ruotandoli in questo modo in senso orario e antiorario, ok? Quindi sia le dita che le articolazioni della mano, che dei polsi, vengono un pochino messe in moto grazie a questi movimenti, che puoi fare per qualche decina di secondi, ok? Queste sono fasi di risveglio. Dopodiché possiamo anche procedere a una fase di massaggio, ok? In cui proprio con, per esempio, il pollice e l'indice di una mano, procederemo a massaggiare internamente, a partire dall'interno del palmo, fino ad arrivare alle zone periferiche, ok? Quindi le dita vengono massaggiate fino ad arrivare all'ultima falange, ok? Ogni dito viene preso e cerchiamo di aiutare, no? Ok? La nostra circolazione nel raggiungere le zone più periferiche della mano, ok? Chiaramente noi ci stiamo occupando di mani, ma il nostro lavoro di riscaldamento dovrebbe riguardare un pochino tutta la parte superiore del corpo, ok? Quindi, per esempio, molti fanno vedere per la chitarra anche esercizi di stretching legati alle spalle, cose di questo tipo. Giustissimo. Oggi noi rimaniamo focalizzati sulle nostre mani perché sono il cuore paradossalmente, della nostra attività. Però è evidente che tutta la parte superiore del corpo è coinvolta, ok? Spesso le persone riferiscono magari anche di contratture alla spalla o
perché no, alla zona del trapezio, al collo, quindi è evidente che c'è un coinvolgimento di tutta la parte superiore del corpo quando si suona la chitarra. Quindi operiamo anche questi lavori di massaggio alle mani, eventualmente anche alle zone degli avambracci, eccetera, alle zone dei bicipiti, dei pettorali e quant'altro, ok? Più abbiamo tempo e voglia a disposizione e migliore sarà il lavoro di risveglio della nostra parte superiore. Ecco, passando alla parte di riscaldamento, e per riscaldamento intendo proprio con la chitarra, devo fare una precisazione rispetto a quello che consigliano altri colleghi maestri, nel senso che su altri video che ci sono in rete si parla di stretching e viene subito fatto vedere qualche esercizio di stretching. Io sono un pochino contrario, a questo tipo di approccio perché, arrivando io da, un'attività professionale anche nell'ambito dello sport, perché per anni ho fatto l'educatore sportivo e nella fattispecie nell'ambito del nuoto, no? So perfettamente come lo stretching vada eseguito dopo una leggera fase di riscaldamento. Quindi mettersi a tirare le nostre articolazioni a freddo non è comunque una cosa positiva per le nostre mani, per le nostre articolazioni. Quindi quello che io ti consiglio è una leggera fase di risveglio, come abbiamo visto prima, una leggera fase di riscaldamento, che vuol dire qualche minuto di esercizio per scaldare le nostre mani, e poi la fase di stretching, anziché procedere subito con lo stretching, che rischia di essere un qualcosa un attimino troppo traumatico rispetto alle nostre articolazioni, ok? Per quanto concerne la fase di riscaldamento con la chitarra, occorre dire che se intervistiamo 10 grandi chitarristi o 10 chitarristi professionisti, ognuno riferisce esercizi diversi, quindi è una cosa un pochino soggettiva e personale, cioè ognuno individua quegli esercizi più adatti per scaldare le proprie mani, ok? Chiaramente attività troppo impegnative non vanno bene in questa fase. Le metteremo in campo successivamente, quando le mani saranno scaldate e le avremo strecciate adeguatamente, ok? Quindi qui sto parlando di un lavoro blando di riscaldamento delle mani, qualche esercizio non troppo impegnativo. Quindi i classici sono ad esempio l'1, 2, 3, 4, cromatico, no? Questo può andare bene, è un ottimo lavoro di coordinazione mano destra, mano sinistra e può funzionare come esercizio di riscaldamento, ok? E io consiglio anche di fare degli esercizi sui legati, adesso non so a quale livello tu sia chitarristicamente, ma anche il fatto per esempio di fare un 1, 2, 3, 4 fatto con un solo colpo di plettro, no? E poi lavorare con gli Emmeron o con i pull-off. È un ottimo lavoro di riscaldamento, o meglio, per me funziona nel senso che mi dà la sensazione di star facendo riscaldare le mie dita, ok? Dopodiché io normalmente adopero gli accordi, prendo quattro accordi che sono ad esempio Fa, Do, Sol e Re, ok? E li suono in rapida sequenza così. Dieci, venti, trenta volte. Cercando di rimanere comunque morbido, di non irrigidirmi, questa cosa mi dà la sensazione di scaldare molto bene la mia mano sinistra. Ok, Fa, Do, Sol, Re, Fa, Do, Sol, Re. Io trovo che sia un ottimo esercizio di riscaldamento per la mano sinistra. Per la mano destra, quindi oltre a questi lavori che abbiamo appena visto, puoi anche fare dello strumming, magari anche su uno stoppato. Ok, qui stoppi con la mano sinistra, inizi a fare questo lavoro qui. Magari anche sempre più veloce, no? Mantenendo il relax, e questo è sicuramente un ottimo lavoro per il polso, per sciogliere. Quindi io pratico di solito qualche minuto di questi esercizi per effettuare un blando e leggero riscaldamento prima della fase di stretching vera e propria. Allora, come abbiamo detto, bisognerebbe partire nel fare stretching su tutta la parte superiore del corpo, quindi alcuni insegnanti di chitarra fanno vedere degli esercizi di stretching della spalla, cose di questo tipo, i classici esercizi sopra la testa, ok? Sicuramente se abbiamo tempo li possiamo fare, li dobbiamo fare, però è vero che non è sempre pensabile che ogni volta che ci mettiamo a suonare la chitarra abbiamo davvero tutto questo tempo da dedicare, quindi concentriamoci più nello specifico sugli esercizi di stretching che riguardano appunto le mani e gli arti superiori in generale. Quindi, una prima cosa che io ti consiglio di fare è di fare stretching ai polsi in questo modo, quindi tirando, facendo fare un angolo a 90 gradi al polso in questo modo e tenendo tirato per alcuni secondi. Ok? Quindi vedi che il polso produce questo tipo di angoli, vado a tirare con l'altra mano, ok? Ovviamente questa è la zona in cui devo sentire l'allungamento, ok?
Le regole sono quelle generali dello stretching, quindi io devo provare una sorta di leggero fastidio, ma non di dolore. Quindi se tiro troppo, se spingo troppo in questa direzione, faccio fare al polso un angolo eccessivamente naturale, c'è qualcosa che non funziona. Quindi una leggera spinta per 10 secondi, ok? Qui la regola generale dello stretching, perché sia efficace, almeno 10 secondi e ripetuto per 3 volte, ok? Questa è una cosa che spesso altri insegnanti di chitarra non sottolineano abbastanza, ma se io produco una trazione di una decina di secondi non è sufficiente, ok? Devo almeno ripetere per 3 volte ogni esercizio, quindi a un polso, all'altro polso e poi anche nella direzione opposta, per esempio così, quindi vado a far produrre alla mano questo tipo di angolo qui, ok? E tengo tirato, ok? Sulla mano, di modo da avere invece un allungamento in questa zona. D'accordo? Un altro modo interessante è questo, congiungere le mani in questo modo, perché mi permette di fare lo stesso lavoro con entrambe le mani contemporaneamente. Questo non ha niente a che vedere con la preghiera, eh? Okay? È un esercizio di stretching. Fatto questo, potrai concentrarti invece sulle dita, tutte insieme, le quattro dita, andando a flettere invece in questo modo. Ok? Quindi prima abbiamo flesso il polso, qui andiamo a flettere invece le dita sulla mano e le vado a schiacciare dentro la mano, ok? Vedo che le chiudo proprio in questo modo, poi le vado a schiacciare con l'altra mano, o il mio dito ha schioccato, tenendole premuti per alcuni secondi. E poi la stessa cosa farò al contrario, ok? Andando a far fare alle dita questo tipo di lavoro, molto simile all'esercizio precedente, però qui cercheremo di, come dire, concentrare la nostra spinta proprio sulla flessione del dito più che dell'intera mano del polso, ok? Fatto questo, fammi vedere un attimo la mia scaletta, i polsi, gli avambracci li abbiamo visti. Ecco, fatto questo andremo a produrre lo stesso tipo di lavoro, ma sulle dita singolarmente, quindi prenderemo ad esempio il mignolo e andremo a tirare in questo modo, ok? L'angolare andremo a tirare in questo modo. Tutti questi esercizi andrebbero ripetuti per almeno 10 secondi e per 3 volte, ok? Ogni singolo dito e ogni singolo dito anche tirato nell'altro modo. Mi raccomando, gentilmente, ok? Sempre gentilmente. Teniamo premuto per 10 secondi, ok? Su ogni singolo dito. Lavoro sicuramente a parte, l'ho fatto anche per il pollice, quindi anche qui andremo a chiudere il pollice nella mano e a tenerlo premuto in questo modo. E invece ad aprirlo, okay, verso l'esterno e a tenere tirato in questo modo. Iniziando ad occuparsi invece dell'allargamento delle dita, che è una cosa importante, la prima cosa che puoi fare è proprio prendere le mani e cercare di allargarle, divaricare le dita in questo modo. Quindi dalla posizione naturale andiamo proprio a distendere, cercare di aprire la mano più possibile e teniamo in questa posizione per alcuni secondi, ok? Come sai, sulla chitarra una peculiarità è proprio la capacità di allargare le dita. Okay? Un non chitarrista non ha questo tipo di idea dell'allargamento della mano, è una cosa che dobbiamo sviluppare proprio nello specifico noi chitarristi. Quindi iniziamo a fare questo esercizio, per alcuni secondi allarghiamo più possibile le mani e poi le lasciamo rilassare. Okay? Allarghiamo per alcuni secondi e lasciamo rilassare. Dopodiché inizieremo, e questo è l'esercizio più delicato, quindi ti chiedo davvero di fare molta cautela in questo esercizio, a prendere ogni coppia di dita e andremo a cercare di allargarle. Ok, quindi infileremo l'altra mano, due dita dell'altra mano, e inizieremo a tirare in questo modo cercando di far allargare le dita. Io l'ho visto tantissime volte sui miei allievi. Ci sono ogni tanto delle, come dire, dei limiti un pochino articolari, no? Perché alcune persone non riescono ad allargare tanto il mignolo in fuori così, altre non hanno molto allargamento qua tra queste due dita, altre tra queste due dita. Quindi bisogna lavorare sulle nostre mani, okay? Sia nella singola sessione. Okay? Ecco, una cosa importante, lo stretching è sia un lavoro per mettere al riparo da eventuali traumi all'interno di quella sessione di lavoro, ma è anche una tecnica di allenamento da sviluppare nel lungo periodo. Okay, quindi se tu avrai la pazienza e la costanza di fare questi esercizi per settimane, per mesi o comunque sempre durante la tua attività didattica, i tuoi allargamenti, le tue prestazioni dal punto di vista articolare miglioreranno sempre. Okay? Quindi non posso pensare se ho questo tipo di allargamento da un giorno all'altro di riuscire ad allargare così, di così tanto. È un lavoro che va pensato nel lungo periodo. Okay? Quindi anche questo esercizio di allargamento lo prendiamo piano piano, lavoriamo su ogni coppia di dita, particolare attenzione per stare tra il dito 2 e il dito 3, tra il medio e l'anulare, perché sono legate un pochino insieme, questo nelle mani di tutti. Okay? Quindi attenzione perché lì queste due dita sono un pochino più delicate, quindi fare ancora più delicatamente, allargare lentamente. In questo modo, ok? Tra tutte le dita, compreso anche pollice e indice eventualmente, d'accordo? Ovviamente te l'ho fatto vedere sempre su una sola mano, sulla sinistra, ma esegui questi esercizi anche sulla mano destra, perché comunque potrebbe servirci per il fingerstyle e in ogni caso è meglio lavorare sempre parallelamente su entrambe le mani.
Bene, abbiamo visto in questo video quindi come cercare di mettere al sicuro le nostre preziose amiche, sono tutto quello che abbiamo noi chitarristi, ok? Quindi cerchiamo di mettere le basi per poterle usare a lungo nell'arco della nostra vita, di non commettere la sciocchezza di metterci a suonare scale a 300 all'ora tutti i giorni senza aver fatto questi lavori, perché poi è chiaro che la situazione diventa critica. Purtroppo molte persone mi scrivono perché hanno dolori, hanno problematiche di questo genere. Io, non essendo un medico, non posso aiutarvi. Però mi ha fatto piacere presentarvi queste pratiche di, come dire, di saggezza anche, ok? Per prenderci cura delle nostre mani. Mettetele in pratica sempre. Noi ci vediamo qui su YouTube settimana prossima e magari in futuro torneremo a occuparci ancora anche di questi argomenti, perché gli esercizi chiaramente sono moltissimi. Oggi ti ho presentato i più importanti e quelli che uso io personalmente. Ciao, buona chitarra e a presto.